Rassegna stampa di oggi 4 aprile 2018, cari amici, questa è la seconda edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Brescia entra nel capannone e spara, un morto e un ferito. Poco dopo il killer in fuga uccide di nuovo a Vobarno. Prima la sparatoria in un capannone a Flero, poi un secondo omicidio nel giardino di un'abitazione a Carpeneda di Vobarno. Il killer Cosimo Balsamo è ricercato nelle zone di Monza e Brianza, Milano e Bergamo, pregiudicato e armato con fucile e pistole. Un morto e un ferito sono stati coimputati in un processo nel quale l'uomo è stato condannato. Sicilia, i domiciliari, due dirigenti della Lega, posti di lavoro in cambio di voti, indagato il deputato Pagano. L'ex parlamentare regionale Salvino Caputo è stato arrestato insieme al fratello Mario, candidato alle regionali con il Carroccio. Nel 2013 Salvino fu il primo parlamentare a decadere in conseguenza della legge Severino dopo una condanna per tentato abuso d'ufficio. Chiesto l'uso delle intercettazioni per il parlamentare e coordinatore della Sicilia occidentale. 20 gli indagati, anche l'ex deputati Attaguile e due consiglieri comunali. Consultazioni governo, la diretta al via colloqui, Mattarella parla 40 minuti con Casellati, 15 con Fico, poi Napolitano. Il Presidente della Repubblica ha iniziato a ricevere i rappresentanti istituzionali e poi nel pomeriggio le prime delegazioni delle forze politiche in vista della formazione del governo. La prima e la seconda carica dello Stato hanno lasciato il Quirinale senza fare dichiarazioni. Il Presidente emerito si è limitato a giustificare il suo silenzio davanti ai cronisti dicendo: non mostrate sorpresa. Sicilia, il Presidente Musumeci dice ci sono dipendenti regionali adottati da anziani per beneficiare della legge 104. La norma introdotta nel 1992 concede permessi retribuiti a chi assiste familiari con handicap. È possibile che su 13.000 dipendenti 2.350 ne usufruiscano? Ha dichiarato il governatore, spiegando anche che sull'isola 2.600 dipendenti sono dirigenti sindacali e non possono essere distaccati. Conti pubblici Istat li rivede in peggio, debito PIL al 131,8% e deficit PIL al 2,3%. Meno margini per il prossimo governo. I nuovi dati diffusi dopo la decisione dell'Eurostat sull'impatto del salvataggio delle banche venete. Strada in salita per il DEF e si riducono gli spazi per interventi di politica economica ad alto costo. La pressione fiscale passa dal 42,4% stimata a marzo al 42,5%. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.